si può raccontare questo. Una sera Luigi mi ha invitato a cena, e io sono andato a cena con Luigi con grande piacere, però non mi aspettavo che l'invito a cena era indirizzato a convincermi a fare una certa cosa, un taglio che poi ho fatto. Però insomma Luigi è così ed è bello che si lavori in questa maniera, no? È brutto invece l'indifferenza, è brutta la non partecipazione, è brutto il lavorare su fronti diversi. Che accade spesso che il regista va da una parte, il produttore e il distributore dall'altra. Lo Nigro è diverso perché intanto ne fa un fatto personale e mette in gioco i sentimenti, per cui a un certo punto un po' mi dicono, questa è una cosa che ha detto Gianluca Trantignà di me, che dirigo gli attori quasi supplicandoli di fare quello che dico io, se non fanno quello che dico io praticamente si sentono in colpa perché non mi hanno dato quello che io chiedevo, è un po' così Luigi. Io tra l'altro all'inizio ti ho fatto una domanda che era un po' una domanda tra pochetto a cui tu non sei caduto. Non sono caduto. Non sei caduto. E ti ho chiesto come è nato il tuo rapporto con 01. Tu hai detto, no, ho sempre lavorato con la Rai, fin dalle mie prime cose. Vero, non ho detto una bugia. No, non ho detto una bugia, però credo che questa domanda implicasse altro. Io vorrei, Luigi lo dico, se hai voglia di dirci questa cosa, perché... Ma io non c'ero, vero? No, per carità, non c'ero. No, allora... Noi abbiamo avuto il piacere di iniziare a lavorare con Gianni al secondo anno di vita di 01. Eravamo ancora in fase di formazione e sicuramente queste capacità, questa sensibilità che mi attribuisce in modo molto carino Gianni erano in fase ancora di costruzione, sicuramente ero molto, molto più timido. Poi Gianni era un maestro, è un maestro del cinema italiano. Pertanto mi approcciai a lui con l'attenzione e con la prudenza di un giovane distributore che guida una giovane società di distribuzione che si approccia a un maestro. Il maestro quel giorno ce l'aveva storto, eravamo a Genova, c'erano le giornate professionali di cinema, le uniche per fortuna che si sono svolte a Genova, e organizzammo questa riunione con Gianni per decidere il poster, l'artwork del film. E arrivò la direttrice marketing, che era altrettanto giovane, tutta felice, srotolò su questa scrivania un poster. Gianni, senza dire una parola, lo prese, lo distrusse in 1500 pezzettini e creò questi coriandoli. Senza dire una parola, se ne andò. E praticamente rimanemmo io e questa poveraccia. E mo che facciamo? Aspettiamo. Poi, grazie a Dio. Oh, ma anche grazie a te, scusa, perché quella che tu chiami la poveraccia era anche una presuntuosa e stronza. Scusa, scusate. No, ma non è che nasceva lì la cosa. Cioè, lei aveva idea che sul manifesto ci dovesse essere praticamente scritto questo. Un film di Gianni Amelio, Kimmero si Stuart, Sherlock Holmes. Dico no, il regista sono io, gli altri due sono protagonisti. Allora bisogna scegliere, si mette o gli attori sotto il titolo, o il regista sotto il titolo. Scegli tu, dissi alla ragazza, ecco. E lei voleva fare di testa sua, cioè mi ripresentò questo manifesto che io fece a pezzi, dopo che fra l'altro io l'ho parlato con te, tu eri d'accordo con me. D'accordo? Però lei, direttrice marketing, sosteneva che i tre nomi andassero sì, a lavorare. Sono direttore. Dico, non siamo i fratelli italiani, sì, ho proprio questa parola, no? Questa frase. Vabbè. Una cosa molto importante della distribuzione del cinema italiano rispetto a chi lavora sul cinema internazionale è proprio questo, che noi lavoriamo proprio sulla creazione di tutto, creiamo il trailer da zero, creiamo l'artwork da zero, pertanto il rapporto con l'autore e con il produttore è assolutamente determinante, perché se non si crea un rapporto di complicità ma soprattutto di fiducia, lavorare diventa impossibile, perché le visioni il più delle volte non sono
Insomma, abbiamo sicuramente punti di vista diversi. Noi magari siamo un po' più orientati al box office, l'autore giustamente è orientato all'autorialità e al suo punto di vista. Diciamo che noi nel tempo siamo riusciti a mediare queste cose, ma soprattutto avendo conquistato, si può dire, in 20 anni di lavoro la fiducia soprattutto delle persone a cui vogliamo bene e che stimiamo, e Gianni per me è sicuramente in testa a questa classifica.